Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Non so se dirvi buongiorno o buonanotte, sono le 4 del mattino e si parte per viaggio di lavoro ragazzi, non un viaggio di piacere, quindi vi porterò con me, andiamo a visitare un po' questa Calabria. Ora vado a posare la vettura e ci vediamo dopo. Ok raga, salutiamo l'Audi e si parte con il big camion con il mio brother. Ciao brother. Guardate che foschia! Ma dove lo trovate uno youtuber che vi porta il verde a prima mattina? Ok ragazzi, siamo appena arrivati, ora stiamo attendendo il responsabile che ci porta sulla postazione per andare al lavoro. Ci vediamo, penso dopo. Piccola sosta al bar e poi si inizia a lavorare. Ok ragazzi, siamo appena arrivati a destinazione, devo dire la verità, siamo davvero spompati e ora ci tocca lavorare, quindi non vi voglio annoiare, ci vediamo direttamente stasera. Ciao raga, ciao! Ok raga, abbiamo finito la prima giornata di lavoro, ora ci mettiamo in viaggio e andiamo in camera. Ok raga, siamo arrivati alla location, stanchi, ora ci facciamo una bella doccia e ci riposiamo. Vediamo un po' la stanza com'è. Ragazzi, siamo arrivati al B&B, una stanza doppia, due letti, molto caruccia devo dire, molto carino. Ci abbiamo anche l'armadio. Ok ragazzi, ci siamo lavati, ora prendiamo il pandino e andiamo a mangiare una pizza. Ok raga, alla ricerca di una pizzeria. Ok raga, abbiamo trovato una pizzeria. Pizzeria, trattoria. Raga, siamo in pizzeria, questo è il menù. Anche se non si legge una bella minchia. Antipastino. Che fai, una birrozza, non te la prendi? Ok raga, siamo venuti in Calabria a provare la pizza calabrese. Vediamo un po' com'è. Raga, siamo tornati in stanza, abbiamo anche una zona caffè, microonde, ora ci spariamo un caffettino e andiamo a nanna, ci vediamo domani raga, ciao raga! Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti secondo giorno qui in Calabria, volevo far vedere questa bellissima zona in comune che abbiamo, sono esattamente le 6:30 del mattino e chi si sveglia per andare al mare, qui è una zona balneare, e chi si sveglia come me per andare a lavorare. Niente ragazzi, mi sono ritagliato anche una postazione per l'editing, come potete vedere. Allora ragazzi, semplicemente io per questo viaggio mi sono portato un treppiede snodabile, il mio affidatissimo treppiede ventosa e il super manfrotto con attacco per il cellulare. Allora raga, come avete intuito non mi sono portato né Canon né la GoPro perché ho deciso di viaggiare leggero
essere totalmente free, quindi registrerò tutte le clip con il mio Xiaomi Mi 9T Pro, che ha una fotocamera pazzesca. Questo per farvi capire, ragazzi, non abbiamo bisogno di tante fotocamere costose o altro, basta la fantasia, ragazzi, perché noi la telecamera l'abbiamo già in tasca. E niente, raga, si parte, si va al lavoro, sempre operativi, raga, sempre sul pezzo. Ragazzi, qui c'è una calma incredibile, le persone qui sono tanto gentili. Devo dire la verità, se devo consigliarvi di fare un paio di giorni di relax, lo straconsiglio, non fate come me, che sono venuto qui per travagliare. Niente, raga, si parte e ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, siamo svegliati alle 6 del mattino per andare a fare una colazione, sono ancora tutti chiusi. Cornettino, fettuccio. Ok, ragazzi, siamo appena arrivati, tra un po' inizieremo a lavorare. Cosa vi volevo dire? Come avete visto dalla clip precedente, mi sono portato il minimo indispensabile per registrare questo video su YouTube. Ok, raga, sto andando al supermercato a fare una merenda, ci facciamo un bel panino all'euro spar. E niente, raga, devo dire la verità, qui a Sibari si sta davvero, ma davvero di Dio. Niente, ragazzi, ora sono arrivato al supermercato. Ragazzi, abbiamo preso una cassa d'acqua naturale e abbiamo fatto anche la merenda. Ora ritorno al lavoro, ci vediamo dopo. Ok, raga, finita la giornata lavorativa e si ritorna in hotel. Siamo molto stanchi, molto provati, però stasera si esce e si mangia a base di... Ok, raga, stesso ristorante, stasera tutto a base di pesce. E che fai, un vinello non te lo fai? Raga, scialatello allo scoglio, top. Grazie, buon appetito. Grazie, thank you very much. Buongiorno a tutti, ragazzi, terzo giorno qui in Calabria. Vi voglio far sentire che pace, sono le 6 di mattina. Qui lo stress non sanno proprio che cos'è. Tac. Ok, raga, terzo giorno di lavoro qui in Calabria, siamo già operativi, siamo svegli dalle 6, come sempre. Ora iniziamo con i lavori e ci vediamo dopo, non vi voglio annoiare. Ok, ragazzi, abbiamo mangiato il panino, pausa pranzo, ci stiamo un po' riposando e si continua con il lavoro. Mamma mia, sono stanco morto, penso che domani sera sarò già in viaggio di ritorno. Raga, che fai, non te la prendi una pepata di cozze? Ragazzi, qui in Calabria il pesce è top. Ah, che bello spaghetto e vongole, guardate qua, raga, guardate. Perfettino. Ciao a tutti, ragazzi, quarto giorno qui a Sibari, quarto ed ultimo giorno, perché siamo riusciti ad effettuare tutti i lavori che ci sono stati richiesti di fare. Devo dire la verità, ho conosciuto delle persone davvero gentilissime, un rapporto di lavoro qui ottimo. A differenza dalle mie parti, qui è tutto molto più tranquillo, però lavorano davvero bene, devo dire la verità. Però qui si sta davvero bene, ho mangiato del pesce davvero ottimo, il mare qui è bellissimo, anche se non ci sono potuto andare perché sono qui per lavoro, non per piacere. E niente, ragazzi, vi chiedo solamente di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Se mi vedete parlare a bassa voce perché sono le 6 del mattino e io ho una faccia da sonno. Quindi, ragazzi, ci vediamo dopo. Ora
andiamo a lavorare. Ciao raga. Ciao. Ciao. Ciao Sibari. Ok raga, siamo in viaggio per il ritorno, è finita anche questa avventura. Ok raga, l'avventura termina qui, sono appena arrivato a casa, devo dire la verità sono molto stanco. E niente ragazzi, questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo in un prossimo video, ciao raga!